Vi lascio allora. Maurizio Baiada e buon intervento. Se siamo pronti, partiamo. Ok. Bene. Rotti? Possiamo, per vedere meglio sul video, sì, al meglio, no, guarda. Sacrifico il tuo video, sì, sì. Ma l'audio rimarrà. Ecco, l'audio ok, sacrifichiamo. Bene. Per piacere, luce, levate luce. Carlo, grazie. Spegnete la luce. Sì. Ecco. Bene. Okay. Un attimo di... Io di solito, per esempio, la scorsa settimana a Torino ho cominciato con la musica. Ho cominciato con la musica perché mi sono occupato per molti anni di musica e poi mi sono occupato di giornalismo investigativo. La musica è connessa direttamente con la nostra esistenza e anche con le esistenze di cui ci stiamo occupando oggi. Rispetto a quanto ha detto Mauro, mi chiedo, nella lontana antichità, che musica ascoltassero. È chiaro anche che quella musica che veniva magari arpeggiata raggiungeva le corde del nostro cuore e poteva calmare anziché creare invece degli stati di trance, di ipnosi, di passaggio dimensionale, di entrata in altri luoghi. Noi oggi cerchiamo di entrare negli altri luoghi dove non abbiamo accesso, solitamente. Non abbiamo accesso perché il problema di cui ci stiamo occupando oggi è coperto ad ogni livello, da sempre, da sistemi di potere che hanno deciso che per quanto ci riguardava non dovevamo sapere. Oggi cerchiamo di saperne qualcosa di più con l'aiuto di tre argomenti che mi sono stati, fra virgolette, commissionati e o richiesti, per cui ho fatto i compiti a casa. Per quanto riguarda Wolf, perché è stato secondo me uno dei personaggi più importanti della nuova ufologia. Per quanto riguarda l'Area 51, perché sarebbe il tabernacolo di tutti i segreti e sappiamo che esiste una... è un mito, è mitologica come idea, però qualcuno magari ci è andato molto vicino alla verità, oppure qualcuno ha anche potuto quasi toccare con mano questa verità. E poi Dulce, su quest'ultimo punto devo ammettere immediatamente che io e nessuno dei colleghi di mia conoscenza ha avuto ancora la possibilità di entrare, o meglio di arrivare vicino alla verità di Dulce. Però noi proviamo allora a muoverci in questo campo. Allora, UFO, alieni e segretezza. Come ho già detto, questi sono gli argomenti di base. Come mai su questi due capisaldi del nostro discorso c'è la segretezza? Allora, non abbiamo molto tempo e io certe risposte le lascio comunque a voi. Nel costrutto, in quello che noi troviamo in questa mia presentazione, lascio a ciascuno di voi la possibilità di farsi la propria idea. In questo caso abbiamo nel 1957 un classico esempio di informazione divertita e divertente per certi versi da parte di una testata quale Los Angeles Times, che rispetto a quelle che erano le informazioni che circolavano in quel periodo, scusate, grazie,
che circolavano in quel periodo, ovvero sia ondate di avvistamenti a tutto spiano. Cosa non ti inventano? Il fatto di un ufetto precipitato, un disco volante precipitato sulle colline di Hollywood, a Los Angeles, e un giornalista aeronautico che va a fare il suo sopralluogo. È il classico sistema per dire, guardate, che tutto quello che state vedendo in cielo non è vero che è alieno, e non solo, ma che oltretutto non precipitano perché siamo noi a costruire queste cose. Giant Rock, California, anni 50. Gli anni quindi sono gli stessi. In California, all'epoca, in questa zona, in mezzo al deserto, rispetto a questo pietrone immenso, i primi contattisti americani decidono di riunirsi e diventano prima 10, poi 100, poi centinaia, alla fine alcune migliaia. Queste loro riunioni erano caratterizzate fondamentalmente da un aspetto: l'idea che gli esseri che visitavano la Terra in quegli anni e che avevano visitato la Terra sino allora fossero benevoli, e in effetti li chiamavano i fratelli dello spazio, e aspettavano tutti quanti con molta diciamo con molto amore, con molto affetto, l'idea che potessero arrivare. Sono arrivati? No, non sono mai atterrati a Giant Rock, anche perché tutto quello che già stava avvenendo avveniva ad un altro livello, non plateale, non aperto o scoperto davanti agli occhi di tutti. Per cui credere o attendere che arrivino gli alieni salvifici, la qualcosa da alcuni anni a questa parte, già ben prima del 2012 abbiamo visto gli effetti che può avere avuto, nulla di fatto ad ogni livello, quindi una pletora di informazioni assolutamente sballate sugli arrivi e gli sbarchi in massa di questi alieni non si sono mai verificati. Fra i contattisti dell'epoca ce n'era uno, George Van Tassel, che rispetto ad Adamski, Menger, Daniel Fry, i più famosi di allora, spiccava per acume. Era anche un ingegnere, ma anche una persona che dai suoi contatti aveva deciso di portare fuori un messaggio un po' diverso rispetto a quello degli alieni che arrivano perché ci vogliono bene. E lui dichiara durante un'intervista al KVOS, dichiara, questi sono i fotogrammi dell'intervista, dichiara quanto segue: che gli Stati Uniti, segnatamente la Marina e l'Aeronautica degli Stati Uniti, hanno sviluppato tecnologie grazie a informazioni ottenute da visitatori extraterrestri. Queste informazioni riguardano l'antigravità, quindi sistemi di propulsione alternativa totalmente diversa dal convenzionale. Hanno sviluppato tecnologie capaci di operare a livello di viaggi nel tempo, la cronovisione, quindi la visione di quanto può accadere nel tempo, nel passato, nel presente e nel futuro, la rigenerazione cellulare e l'estensione della longevità umana, tutte cosette da poco, ovviamente, no? Ora, se tutto questo nasce da contatti avuti con gli ET, come mai non sono diventati di dominio pubblico? Domanda. Morto di infarto nel 78, Van Tassel non riuscì a completare l'integratron che lui aveva costruito su istruzioni che aveva ricevuto da questo gruppo che aveva definito il Consiglio delle Sette Luci.
Questo è l'Integratron che si trova a Joshua Tree, titolo di un album dei... Beh, ok, non male come album degli U2, a dir la verità. Io collaboro con Classic Rock, che è la migliore rivista rock di tutti i tempi, secondo me, e in effetti la storia degli U2 è quando arrivarono a Joshua Tree, io dissi, ah, allora sono andati alla Rivista del Mistero questi ragazzi, hanno capito che dovevano fare una visita in un luogo che energeticamente proprio Van Tassel aveva scelto per edificare il suo Integratron, che funzionerebbe molto semplicemente: si entra là dentro e fate conto che è una grossa struttura all'interno della quale energie particolari consentono la rigenerazione cellulare, quindi un sistema di guarigione della materia biologica della quale noi siamo composti. Ma tutti noi quello che vorremmo avere non è l'Integratron, noi vorremmo avere la risposta all'annoso problema: esistono o no questi alieni? Quindi, rispetto a questa domanda, noi dovremmo avere la cosiddetta pistola fumante. Che cos'è la pistola fumante dell'ufologo, dell'appassionato? È il teschio di un alieno. Voglio dire, dov'è? Funziona? Chiaro che mi abba, eccolo qui, vedi. Allora, questo qui è un signore che io ho conosciuto. Lui insegna archeologia all'Università di Albuquerque in New Mexico. Ok? È un archeologo famoso. Lui conduce per anni e anni e anni sul Foster Ranch, di cui parleremo dopo, le ricerche di un team che appunto da anni sta cercando di trovare delle prove fisiche del crash di Roswell, sulla base dell'idea che se è precipitato qualcosa ha lasciato dei rottami, ovviamente qualche cosa sarà pur rimasto, quindi operazione di scavo in un luogo che poi vi mostrerò. Ma quello lì è un teschio che si vende nei negozi di gadget alieni di Roswell, ovviamente non è la pistola fumante, purtroppo ancora no. Questa è l'unica foto che io sono riuscito a reperire nel museo di Chavez County, cioè della contea di Chavez in New Mexico, nella quale vediamo un possibile luogo di impatto dell'oggetto di Roswell, uno degli oggetti di Roswell. In effetti la foto è abbastanza significativa per una semplice ragione, perché in alto vedete due camionette, due jeep con ovviamente dei militari. Qui queste persone sono militari che sono a torso nudo. A Roswell, in quell'epoca lì, a luglio, faceva 50 gradi. Io ci sono stato, ho vissuto in Arizona per diversi anni e i 50 gradi dell'Arizona me li ricorderò per tutta la vita, perché sono molto particolari. Praticamente tu esci e dopo pochi secondi il calore è tale per cui ti manca il respiro, però in realtà non sono umidi, quindi ti puoi abituare gradualmente a queste temperature elevate. Andiamo avanti. Questo è il museo di Roswell, l'interno della biblioteca del museo di Roswell, per dire semplicemente: se ci andate, andateci, perché è un paradiso terrestre per gli ufologi. Questa è la classica immagine che avete visto all'interno del museo, c'è questa ricostruzione di una delle scene che potrebbe essere accaduta nel 1947, e questo invece è un signore che si chiamava Jesse Marcel Jr., con il quale io sono andato a Roswell assieme anche ad altre persone. E quello dietro, che vedete nello sfondo, è la piccola cascina, adesso è diventata in muratura, all'epoca doveva essere in legno, all'interno della quale il padre, Jesse Marcel Sr.,
mise una parte dei rottami che avevano trovato lui e Sheridan Kevitt sul Foster Ranch la notte fra il 3 e il 4 di luglio del 47, successivamente al crash e successivamente all'ordine dato da Blanchard, il colonnello di che era il comandante della base di Roswell, che aveva detto a Jesse Marcel padre: vai ad investigare, vai a guardare. Lui è andato, ha raccolto tutto e poi li ha portati a casa, parte di questi rottami li ha portati a casa e li fece vedere al figlio, che all'epoca aveva 11 anni. Io sono andato a Roswell con Jesse Marcel Jr., era il 2009, e per lui era la prima volta, strano, vero? Da tutta una vita che mancava da Roswell. E non era mai stato comunque al Foster Ranch, non aveva mai visto questa zona, è sempre rimasto a casa, perché erano bambini, i genitori vivevano lì in quanto il padre era a distanza alla base di Roswell, i bambini non è che andassero in giro in mezzo al deserto. Questo è il luogo nel quale l'astronave avrebbe impattato dovrebbe aver toccato qui, poi dovrebbe aver continuato scendendo di qua, e qui sarebbe il punto in cui avrebbe impattato di nuovo, poi si sarebbe alzata e avrebbe proseguito verso qui, verso nord. Lì dietro ci sono montagne, solo montagne, e l'oggetto poi avrebbe finito la sua corsa sulla piana di San Agustín. Questo soltanto per dire che siamo andati a vedere con i nostri occhi questo luogo, che le impressioni che a me ha dato sono state fortissime, che se ci si va adesso è impossibile trovarlo perché mancano i punti di riferimento, a meno che non si vada con due amici che conoscono il posto, Debbie Ziegelmeier e Chuck Zukowski, che sono fratelli. Sono loro che mi hanno scortato assieme a Jesse Marcel qui su questo posto. Sono del MUFON, che è una delle più grosse organizzazioni ufologiche mondiali, e quindi sono ricercatori che da anni e anni e anni stanno tentando di trovare le prove. Fino adesso niente. Jesse Marcel Jr. muore poco tempo dopo aver partecipato all'udienza civile per il disclosure, il processo di divulgazione palese della verità sull'esistenza del fenomeno UFO e degli esseri alieni a Washington DC nel 2013. Poco tempo dopo muore e porta per l'ennesima volta, anche in questa occasione, la sua testimonianza. Non ha mai cambiato la versione dei fatti. Il padre portò a casa, questo è quello che lui vide, portò dei rottami, e il padre gli disse a lui e alla mamma: questa è roba che io, che sono uno degli esperti dell'intelligence, il responsabile dell'intelligence della base di Roswell, io non so di che cosa si tratti, per noi non è terrestre. Anche Paul Hellier, questo signore anziano che adesso ha 90 anni, ex ministro della difesa del Canada e vice primo ministro del governo Trudeau canadese, partecipa alle udienze a Washington e dichiara: gli UFO sono tanto reali quanto gli aerei che volano sulle nostre teste. Quindi rendiamoci conto se o meno, senza fare troppi giri di parole, se qualcuno di portata, un personaggio di portata di livello internazionale, dichiara o meno queste cose, vorrà dire che un fondo di verità ci sarà, no? Allora, quali sono le ragioni del segreto? Le ragioni del segreto sono per me le seguenti. Il fine è la supremazia militare globale. Io purtroppo non ho alcuna simpatia per i militari di qualunque nazione,
e di qualunque sia la ragione per la quale loro fanno questo mestiere. Perché per quanto riguarda i sistemi di difesa, è giusto che si possa mettere, diciamo, in atto che ci si organizzi per potersi difendere, ma per quanto riguarda tutta la filosofia che invece muove il concetto stesso militarista, io, essendo un pacifista, vado contro i militari dalla mattina alla sera, soprattutto in campo ufologico, perché nel momento in cui mi si presenta un qualunque minchione, passatemi il termine, dell'aeronautica militare italiana che dica davanti alle telecamere in mia presenza: ah, noi sì, vabbè, ma tanto non ce ne occupiamo, è una balla epica alla quale io rispondo per le rime. Questo è il compito di chi deve, dopo aver studiato le cose, rintuzzare la strategia del silenzio che ci hanno costantemente imposto. E se continuiamo noi a fare il loro gioco, sbagliamo, a mio modesto avviso. Anche perché nella catena di comando, ai vertici della strategia del silenzio, ci sono gli ammiragliati di tutti i paesi collegati con gli Stati Uniti e quindi anche con la NATO, compresa l'Italia. Contro questa strategia del silenzio si sono mossi alcuni che noi abbiamo definito i rivelatori, personaggi che sono usciti dalle file del sistema militare e che hanno detto la loro verità. Fra questi il colonnello Corso, del quale io non parlo oggi. E parlo anche molto poco di questi due personaggi, che sono Oppenheimer e Einstein, i quali furono chiamati da Majestic 12, di cui poi parleremo, per redigere un documento che poi intitolano Relazioni con abitanti provenienti da corpi celesti, 1947. Ma guarda un po'. Quindi stabiliscono attraverso un loro studio quali sono le modalità per poter accogliere, eventualmente avere a che fare con delle entità non terrestri. Nascita, fra virgolette, di quella che noi definiamo la esopolitica, che è un passo avanti rispetto all'ufologia tradizionale. Ditemi se questa, che è una scena di cui che abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi in televisione, non è epica. Obama che risponde a Jimmy Kimmel, che è tipo Letterman, tanto per intenderci, rispetto al fatto: ma presidente, ma insomma, ci vuole dire lei che cosa sa la battuta iniziale è: caro Presidente, se io fossi stato al posto suo e avessi messo in quel momento all'atto del giuramento, nella cerimonia di insediamento presidenziale, avessi messo la mia mano sopra la Bibbia, è ancora calda al tatto della Bibbia, avrei detto immediatamente a tutta la cittadinanza del mondo che da quel momento io volevo avere la risposta per quanto riguardava l'esistenza degli UFO e dell'Area 51. Risposta di Obama: è per questo che lei non è presidente. Chiaro? Questo è l'inizio. Subito dopo gli dice: noi presidenti non ne possiamo parlare, e poi fa una mezza risatina. Noi non ne possiamo parlare. Questa è la situazione, ammesso che siano informati. Questa è la situazione nella quale noi ci troviamo. Anche perché dell'Area 51 bisogna dire qualcosa, che i veri studi non si svolgono nell'Area 51 così. L'Area 51 è un posto dove ufficialmente all'interno della base di Nellis, base dell'aeronautica militare americana, si studiano e si testano prototipi di velivoli ad altissima tecnologia, molti dei quali super segreti. Infatti, su richiesta del presidente Clinton, fu risposto a Clinton: no, guardi, noi qui abbiamo messo il segreto militare, segreto di Stato assoluto. Allora, come si fa per sapere qualcosa dell'Area 51? Bisogna andare a parlare con chi ci ha lavorato dentro.
e in qualche maniera ci siamo riusciti. Si è parlato con Bob Lazar, che ha parlato degli oggetti sui quali lui lavorava come sistemi di propulsione, con il microbiologo Dan Burich, che ho conosciuto personalmente, e con Michael Wolff. Eccolo qua. Ho impiegato un po' per arrivare a parlare di Michael, ma è inevitabile, perché bisogna incastonare la sua figura all'interno di un gioco delle parti, un grande gioco delle parti nel quale le ombre e le luci, fra virgolette, dell'intelligence gravano pesantemente. Distinguere fra informazione e disinformazione è difficilissimo, se non impossibile. Quindi qualunque informazione ci sia derivata da un contatto diretto con uomini dell'intelligence, la dobbiamo poter utilizzare, dobbiamo poterla valorizzare, dobbiamo divulgarla, perché è evidente che se ci viene detta qualcosa da questo tipo di fonti, vuol dire che dietro c'è un qualche cosa di realistico che va divulgato. Michael comunicava con noi soltanto con il telefono. La foto scattata da Paola Harris è una delle più famose, che lo ritrae a casa sua, Hartford in Connecticut, che è una cittadina molto carina dove io sono passato. Però ripeto, io con Michael non mi sono mai incontrato, ho semplicemente parlato con lui al telefono sino a una settimana prima che morisse, il 18 settembre del 2000, e ho registrato molte delle telefonate. Adesso, per parlare di Michael, facciamo questo excursus abbastanza veloce. Premesso che lui dichiara, innanzitutto non c'è biglino, ma gli vorrei chiedere che cosa voglia dire Michael. Allora, chiariamo una cosa su Michael Wolff. Michael Wolff non era completamente terrestre, anzi, non lo era affatto. Proveniva da un altro luogo, proveniva forse da un'altra dimensione, proveniva da un altrove. Ma se è stato portato qui, se ha vissuto fra di noi, vuol dire che c'era una ragione, che aveva un suo compito, che la sua presenza avrebbe generato un movimento, non soltanto di pensiero, ma soprattutto di emozioni, che è quello che fondamentalmente deriva dalla lettura del suo libro, che io ho tradotto due volte nella mia vita e che adesso è in seconda edizione, lo trovate lì fuori. Questo lui dichiara: auspico che arrivi il giorno in cui verrà posta fine al segreto. A quel punto la nostra civiltà forse farà un salto quantico, passatemi adesso subito il termine, su scala cosmica. Questo è il libro, Catchers of Heaven, tradotto in I Guardiani del Cielo. Impiegato 8 mesi per rivederlo completamente da capo, sia come traduzione che come interpretazione. Sono passati 14 anni dalla prima edizione, questa seconda edizione è l'unica esistente al mondo. Del libro di Michael Wolff originale furono stampate 1000 copie in America, della Dorrance Publishing, 1000 copie. Scatenò un putiferio fra gli ufologi, che fecero molti dei quali storsero il naso, dissero: è un insieme di cose che non capiamo, un coacervo di informazioni che non ci riguardano, scritte presumibilmente da un pazzo. In realtà non è così. Come ha detto prima Pablo, quella di prima era la copertina, torno indietro. Questo era Colta, un grigio fotografato ad uno specchio all'interno, tramite uno specchio, fotografato all'interno dell'appartamento di Michael Wolff ad Hartford. Ma come mai quest'uomo aveva la possibilità di incontrare questa gente? Adesso piano piano ci arriviamo. Allora, voi chi è che mettereste a parlare con un alieno telepaticamente? Chi ci mandate, Renzi? Non lo so. Oppure
oppure i preti che fanno i loro discorsi ai funerali per dirci che la vita eterna soltanto se sei cattolico cristiano te la meriti, oppure qualcuno che ha il cuore che è andato veramente oltre l'ostacolo, perché gli ostacoli bisogna poterli superare se non sei di questo luogo, se la tua casa tu sai che non è questa. E quanti di noi, io sono un addotto, sanno che la nostra casa non è questa? Quanti? In parecchi. Quindi è per questo che il libro di Michael è importante, perché è un messaggio che ha una profondità immensa. E quindi il fatto che lo abbiamo potuto pubblicare soltanto noi in Italia ha delle ragioni, credo. Lui era il fratello cosmico, il pleiadiano, meglio altariano a dir la verità, di Michael, fotografato sempre da Michael. Questo era Michael a casa sua in Connecticut nel 97. La fotografia è di Charles e Stark Gacy, che sono due amici. La prefazione, ma l'ho già detto, che cos'è la stanchezza che noi proviamo nella nostra vita quando ci rendiamo conto che qualcosa non va? Per lui stanco vuol dire essere annichilito dalla tristezza. La tua vita diventa un territorio desolato quando il tuo animo è fiaccato da perdite tragiche e giunge a scoprire con immenso stupore che il pianeta su cui ti trovi non è la tua casa. Questa è la sensazione che si prova. Di che cosa si occupava? Chi era Michael Wolff? Era un neurofisiologo, era uno scienziato, aveva una sfilza di lauree che poi sono scomparse tutte, i suoi diplomi, i suoi certificati sono tutti scomparsi, medico di bordo, medico di volo, Vietnam, e poi soprattutto NSA, quindi National Security Agency, CIA, e l'impiego sul piano scientifico delle sue facoltà. Ergo, interfaccia telepatico con gli alieni. Ma per arrivare a questo, gli dissero: adesso facciamo una bella cosa, tu ti occupi di una cosa in particolare. Devi trovare la possibilità di sviluppare un sistema per il quale il nostro cervello possa evolversi e arrivare alla possibilità di contattare o di rispondere a contatti telepatici. Questo era la cosa che ovviamente i militari avevano detto: ma scusa un attimo, cerchiamo di capire come facciamo a comunicare con questi signori, visto che tu ci riesci. E lui l'ha chiamato Gateway Treatment, che io ho tradotto con trattamento portale, un mezzo di stimolazione neuronale che consente la formazione di miliardi di sinapsi. Questo è il suo linguaggio. Bendarono all'inizio i miei amati creatori, bendarono la mia memoria. È quello che avviene in quasi tutti gli addotti. Blocco totale. Allora bisogna togliere questa benda che abbiamo davanti agli occhi, no? La mia gente, i creatori. Biglino ci è andato molto vicino a questo discorso oggi. Adesso io in parte lo completo attraverso Wolf. I creatori, non il creatore, ok? Mi inviarono qui ondate di pensiero provenienti da casa, pensieri che creano e modificano la realtà. Pura fisica quantistica. Basta che ciascuno di voi faccia anche una cosa, un piccolo sforzo di una facilità estrema. Acquistate il libro Il Tao della Fisica. Ok? Il Tao della Fisica. È un libro fondamentale per comprendere gli accostamenti fra le religioni, o meglio, filosofie orientali e la fisica quantistica.
vi posso assicurare che è un libro fondamentale, perché è prova di deficiente, l'ho capito anch'io. Ti fa entrare nella fisica quantistica, ti fa arrivare a capire come fanno i monaci tibetani a sparirti da davanti o a fare delle cose impossibili. Oppure come mai non hanno paura di morire, come spiega tranquillamente Battiato nel suo ultimo lavoro che si chiama Attraversando il Bardo. Se abbiamo paura della morte, abbiamo anche paura della vita. Forse dobbiamo fare un salto quantico in questo senso. Il traduttore vivente è la definizione che lui dà per gli oggetti non identificati. E dice di amare il proprio l'oggetto che gli avevano consentito di andare altrove, di muoversi, tipo questo, fotografia di un UFO di un po' di anni fa. Allora, cosa aveva fatto nei servizi segreti? Reclutato a Princeton, consulente della NSA e dell'NSC, in un incidente assurdo gli uccidono Sarah e Daniel, la moglie e il figlio. Poi gli diranno che era stato un attentato, ma per anni lui si era posto il problema: sono stato io, non sono stato bravo a guidare la macchina. Michael e Daniel parlano, la domanda di un ragazzino di 15 anni: ma papà, allora gli UFO? No, gli UFO non esistono. Perché dici così, papà? UFO sta per oggetti volanti non identificati. Io non credo che esista una cosa del genere. Infatti tu non sei in grado di identificarli, ma puoi stare certo che della loro identità sono a corrente sia chi li manovra sia chi li invia da soli. Ma papà, l'Air Force dice che gli UFO non esistono, è sbagliato, è l'Air Force che non esiste. Questo è Michael con Paola Harris, questi sono alcuni dei suoi diplomi che vedete qui sulla sinistra e delle sue lauree. Queste sono fotografie di Michael sul set del film 8 e mezzo. Vado più veloce possibile, fece da comparsa in questo film. Questo era uno dei suoi laboratori nel 1978, fotografia che testimonia che aveva una configurazione, una workstation che nel 78 all'IBM in Italia o alla Olivetti se la sognava nel 78. Okay. Ed è una visione, è una veduta parziale del suo sistema di lavoro. Frammenti di un UFO crash, qua mi dovrei dilungare assai, però cerco di essere il più sintetico possibile. Ha dato a Paola da portare qui in Italia 3 frammenti, lo ha fatto, ci arrivano, parliamo della fine degli anni 90, li facciamo analizzare da Malanga e Pederzoli. I risultati, scrive Malanga, quando eravamo amici, prodotto da alte temperature, ebollizione causata da da altissima temperatura, 3300 gradi Kelvin. Quindi presumibilmente un rientro atmosferico anziché un crash. Allora, recentemente con Daniele Gullà, della trasmissione Mistero, perito biometrico, gli ho detto: beh, vogliamo fare delle misurazioni. Le ha fatte. Tutto questo verrà pubblicato più avanti. Questo è l'oggetto che è rimasto in mio possesso, piccolo, sarà un centimetro e qualcosa. La misurazione denota deviazioni standard delle vibrazioni attorno all'oggetto, si evidenziano variazioni in frequenza e in ampiezza. Spettro delle vibrazioni, picco
picco a 7.1. Il picco si vede, è questo. Questa cosa è assolutamente anomala, totalmente anomala. L'oggetto io ce l'ho da 15 anni, è sempre stato custodito con molta attenzione, piccolo piccolo, ma l'ho dato in mano anche a tanta gente che ha potuto toccarlo. Quindi picco a 7.1. Conclusione di Gullah. Dalle misurazioni effettuate possiamo dedurre alcuni aspetti interessanti. Nell'emissione energetica emerge una vibrazione di picco molto evidente e pulsante a 7,15 microhertz che non compare essere presente in un normale campione di silicio puro, perché come composizione è silicio quasi allo stato puro. Il silicio di laboratorio, bla 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 bla. Probabile, ma è solo un'ipotesi da verificare, che il frammento di silicio del caso Wolf sia stato attivato in qualche modo e conservi una vibrazione energetica ancora attiva a quella frequenza. In estrema sintesi, questo oggetto è biologico, ovvero sia se ha una è in grado di ricevere e trasmettere frequenze neurali, che è quello che avevamo detto prima rispetto al gateway treatment, al trattamento portale, che è quello che abbiamo accennato oggi rispetto a come fanno gli UFO a muoversi e di che cosa sono fatti, ovvero sono biologici. Ma siccome è una cosa che pubblicheremo più avanti con Gullah, la renderemo nota a tutti più avanti. Entriamo nell'area 51. Ebbene, io ci sono stato, ma non di sotto, fuori, ovviamente. Prima di arrivare in Arizona abbiamo fatto una visitina a questa città fantasma che si chiama Jerome, una vecchia città mineraria. Guardate il caso strano, subito dopo. Adesso vi leggo questo cartello. Siamo a Jerome, in Arizona. Così capite la... capite, così vi espongo la filosofia dei servizi di intelligence americani. Il cartello recita, questo cartello, scusate, vabbè, recita: strada privata, permission to pass over, sarebbe il passaggio consentito, viene revocato a seconda, ok? Può essere revocato immediatamente. E poi dice: procedete, chi procede, procede a proprio rischio. Ma che vuol dire? Cioè, posso passare oppure no? È un po' criptico. Noi eravamo in quattro in macchina, secondo voi che abbiamo fatto? Siamo andati dritti, abbiamo passato questa cosa, siamo arrivati qui, dove non siamo nell'area 51. Questa, qui dietro c'è una, qui vedete queste costruzioni, c'è una fabbrica dismessa e poi ci sono cumuli di terra alti, molto alti, che denotano il fatto che delle opere di sbancamento e opere di trivellaggio che hanno portato alla costruzione di tunnel sotterranei. Questa è una base sotterranea di questi disgraziati. Ai confini dell'area 51 ci siamo arrivati, è lì dietro. Dietro qui c'è l'area 51, noi ci siamo limitati ad arrivare dove potevamo. Prima però ho fatto un salto a Little Alien, al piccolo alieno. Abbiamo preso, Paola mi ha fatto questa foto, abbiamo fatto i turisti, qui no, qui siamo arrivati vicino all'ingresso, ci sono i sensori. E ci sono l'ingresso, sono due ingressi, noi siamo andati all'ingresso sud. Per ingresso si intende che tu arrivi fino a un certo punto e poi ti devi fermare perché sennò ti sparano addosso, ok? Infatti qua ho fatto lo spione, ci siamo messi lì e guardavo se questo funzionasse. Ecco, qui lo vedete, questo è un SUV dei Wackenut SS, un nome che è tutto un programma, che ti sparano se tu passi.
Entriamo nell'area 51 in termini di testimonianze. Dan Burich, microbiologo, Majestic 12. Progetto Aquarius. Il progetto Aquarius era teso a... Dan Burich, quella fotografia gliel'ho scattata io nella redazione di Open Minds a Tempe, in Arizona, dove io dirigevo la rivista, e lui è venuto, ha trascorso con noi 2 giorni e ha dato tutte le informazioni che poteva a uno dei miei colleghi che si chiama Michael Schratt, che è un giornalista aerospaziale, e descrive tutta quanta la situazione nella quale lui ha lavorato. All'interno dell'area 51 c'è una zona super segreta che è la zona S4. Lui lavorava con J-Rod, questo alieno qui. Questa è Ruth Over, la psicologa che mi ha fatto la regressione ipnotica nel 2010 a Tempe, in Arizona, e questo a sinistra è Dan Crane, Dan Burich. Questo signore si chiama Ronald Garner, faceva parte del Majestic 12. Io, l'incontro con Ron Garner è stato epico, perché arriva uno che mi dice: lei è Maurizio Baiada, parliamo del 2009, sì, sono Maurizio Baiada, ci dovremmo incontrare, sì, dico, ma lei chi è, per conto di chi? E ci incontriamo all'interno di una stanza dell'Aquarius Hotel, e lui tira fuori la documentazione che riguardava Dan Burich. È morto una settimana fa, però per ragioni. All'interno della S4 ci sono 5 livelli. In uno di questi livelli ci sono custoditi gli oggetti. Questa è una ricostruzione, ovviamente. Siamo al livello 1, al primo livello. Questo è uno degli oggetti ricostruito. Al livello 5, più profondo, c'è la capsula asettica biologica, dove è una cupola in plessiglass all'interno della quale, come vedete sulla qui, questa da qui Burich entrava, okay, e qui poteva visitare J-Rod, che era affetto da una neuropatia. La comunicazione fra Burich e J-Rod avveniva telepaticamente. Lui era protetto dalla tuta anticontaminazione e J-Rod gli saliva sopra e comunicavano telepaticamente. Questa è una immagine di Burich in tuta anticontaminazione. Questa è la faccia dell'ammiraglio John, detto M. McConnell, che è attualmente il capo del Majestic 12, secondo quanto ha rivelato Burich. Tanti i rivelatori che hanno parlato dell'area 51, della zona S4 e di Tulse, alcuni dei quali hanno fatto una brutta fine, sfortunatamente. Altri sono morti per ragioni loro. Paul Benowitz fu fatto fuori molto convenientemente, facendolo passare per pazzo. Ed è una storia un po' lunga, ma ciascuno di loro potrebbe rappresentare, ciascuno dei nomi che vedete, Corso, Dean, ne abbiamo parlato, Derek Hennessy, Wolf, Chase Brandon, ecco, tutti questi sono persone che hanno detto alcune cose. In Italia non è mai avvenuto che noi sia stati avvicinati da uno dei servizi, tranne una volta, nel mio caso, perché mi incontrò un tizio che io sapevo essere un giornalista del Messaggero di Roma, si presentò come tale, e poi la prima cosa che mi disse: ma tu conosci Michael Cruvant? Dico: come? Io sapevo qual era il vero nome di Wolf, era Cruvant. Quindi dissi: ma scusa, ma tu come fai a saperlo? Siamo stati addestrati dallo stesso capo. Quindi James Jesus Angleton, parliamo dell'M16 inglese.
perché venne a parlare con me questo tizio di cui non ho mai rivelato il nome, ancora non lo so, ma il finale fu: guarda che sei sulla strada giusta con Wolf. Bill Hughes era un ingegnere che era all'interno dei simulatori di volo, fighissimi simulatori di volo dove devi lavorare con gli alieni accanto, i grigi, perché è ovvio che se tu metti un pilota umano davanti a una macchina che simula il volo, quella macchina che simula il volo, e lo devi e la macchina la devi pilotare cerebralmente, è difficile che la sposti con un pilota umano, molto difficile, a meno che, ecco, e lui ha testimoniato esattamente questo. Derek Hennessy, storia fantastica, qui lo vediamo con Wendell Stevens sulla destra, colonnello Wendell Stevens, a sinistra Hennessy. Lui era guardia, sentinella, guardia giurata a livello 4 della S4. Dichiara diverse cose, mostra diverse cose, le ricostruisce e poi sparisce. Mi dice, mi ha detto poi Wendell Stevens, che le informazioni che lui ha avuto è che Hennessy, che si chiamava Derek O'Connor in realtà, è stato eliminato durante una operazione in Europa dai suoi colleghi perché aveva parlato, è stato fatto fuori. Questo è, non so se lo conoscete, è un video secondo me autentico, basta digitare intervista all'alieno o interrogatorio all'alieno e vi vedete il video e poi ci ragionate. Lo trovate su YouTube, Area S4. E adesso andiamo a Dulce, New Mexico, e stiamo per chiudere il nostro excursus di oggi. Io credo di essere stato nei tempi. Su questa base grava un problema peggiore rispetto a quello dell'Area 51. Allora, calcolate che, parlando di basi sotterranee, noi dobbiamo ragionare rispetto ad un network di tunnel e di strutture sotterranee che si estende in tutto il territorio degli Stati Uniti. Dappertutto in America ci sono basi sotterranee. Ovviamente, se dico così, vuol dire che dappertutto anche in Italia ci sono basi sotterranee. E in vari luoghi. Toccare questo argomento, per esempio, qui per quanto riguarda l'Italia, è poco raccomandabile, è poco, come dire, igienico. Cioè, se voi morì, hai trovato la soluzione immediata. Non ti devi occupare di questo tipo di argomento. Io mi ricordo che uno che aveva coraggio all'epoca di occuparsi di questo argomento era Corrado Malanga, con il quale ho lavorato molto all'epoca. Poi la deviazione di Corrado verso altre cose ci ha allontanato, altre visioni ci ha allontanato. Però lui si è occupato di basi sotterranee anche in Italia, se non in Francia. Gestite da chi? Servizi segreti. Di che genere? Marina militare. Marina militare vuol dire, in due parole, ustica. Marina militare vuol dire, in due parole, caronia. I fenomeni di caronia sono marina militare al 300%, non sono Nino Pezzino e suo figlio, che hanno appiccato i fuochi dal 2004 a oggi. Fatemi il piacere. E noi questo glielo diremo in faccia, a partire in primis dai signori dei centri ufologici italiani, che hanno detto sì signore, grazie tante, e non solo, soprattutto a quelli del CICAP. Perché hanno fatto di corsa sono stati da quei minchioni di come si chiama il programma televisivo di tutte le sere, come si chiama? Striscia,
la gran cassa, abbiamo risolto il problema. Sì, sì, aspettate. Andiamo avanti. Andiamo a Dulce. Allora, rete varia delle basi sotterranee. E dove sta Dulce? Qua. E dove siamo? In New Mexico. Ma guarda un po', guarda qui, Los Alamos, Roswell, Sandy Air Force Base, tutte basi. Nellis, qua c'è l'area 51, eccola qua. Calcolate che tutto questo paese, tutto, è collegato da basi sotterranee. Monte Shasta, base sotterranea. Sedona, basi sotterranee, dappertutto. Adesso il problema è questo, che ci fanno questi signori nelle basi sotterranee? Rispetto a Dulce, al di là del buonismo che mi caratterizza e tanto rispetto al fenomeno alieno in generale, se no non avrei scritto un libro intitolato Gli alieni mi hanno salvato la vita rispetto alle mie esperienze personali, non avrei intitolato il mio libro in questa maniera. Sono assolutamente convinto della validità del titolo, nonostante qualcuno mi abbia detto ti sei bevuto il cervello, non è così. Dulce, siamo nella riserva Apache di Jicarillo, viene considerata base governativa dove si sarebbe primariamente sviluppata la collaborazione fra gli umani e gli alieni. Le notizie escono da Benewitz, muore in un ospedale psichiatrico nel 2003, da un certo Branton, che è uno pseudonimo, che scrive pubblica un documento intitolato The Dulce File o The Dulce Papers, poi il comandante X, quindi un altro pseudonimo, e Philip Schneider. Adesso a breve arrivo a Philip Schneider. E da Thomas Castello e Sherry Inkle. Dulce si estende su una rete di tunnel, ok? E vengono condotti studi a livello tecnologico e biologico. Questi studi portano all'idea che vengano portati avanti esperimenti di dissezione, alterazione genetica di animali ed esseri umani. Il solo politico a occuparsene è stato uno che in America ogni volta che apre bocca è Jesse Ventura, magari ce l'avessimo noi, governatore del Minnesota. Ok, Dulce Wars è il libro di Branton, questo è soltanto per introdurre. Questa è la battaglia di Dulce. Negli anni 70, all'interno della base di Dulce, per un misunderstanding, un'incomprensione, un fraintendimento fra umani e alieni, ci sarebbe stato uno scontro a fuoco. 16 le vittime fra gli umani, nessuno degli alieni caduto, i colpi non gli facevano niente. La testimonianza viene da Philip Schneider, che era un geologo, un ricercatore minerario, che aveva quindi lavorato alla trivellazione e alla costruzione della base di Dulce, e da quel momento aveva visto tutto quello che poteva vedere, ed era figlio fra l'altro di Oscar Schneider, che era uno scienziato della nazista, portato negli Stati Uniti, e lì era stato impiegato 5 minuti. Maurizio, stai dicendo delle cose che ti terrei fino a domani, non un po'. 5 minuti, ma non si può. È meraviglioso, però purtroppo 5 minuti dobbiamo finire. Dai, grazie. Oscar Schneider, che fu fra gli scienziati che aveva lavorato al progetto Philadelphia. Il padre. Questo è Philip Schneider. Se voi vedete le dita, gliene mancano tre. Guarda un po'. Perché lui aveva messo la mano per proteggersi da questo raggio che era partito dagli alieni, che avevano operato per legittima difesa, perché erano stati attaccati dal contingente dei militari, ok?
e le dita gli si erano state liquefatte e aveva qui sulla pancia un rosone che io ho visto. Adesso vi spiego perché. Allora, io ho lavorato per Open Minds, stavo quindi lì. Un giorno il mio capo mi dice: senti, vieni a vedere un attimo una cosa. Mi siedo accanto a lui e lui dice: prendi un po' quella borsa. C'era una borsa, una specie di 24 ore, ma molto grossa, di quelle a soffietto, in pelle, tipo medico. Dice: metti dentro la mano, tira fuori un po' di documenti. La prima cosa che tiro fuori è una serie di fotografie che non auguro a nessuno di vedere. Erano le foto di autopsia di Philip Schneider. Dico: ma chi è questo? È Schneider. Dico: e come le abbiamo avute? Ho comprato tutto quanto il file. Io so come agisce in America il processo di silenziamento delle notizie. Il sistema è semplicissimo: carota o bastone, in questo caso carota. Ok? Lì, a casa di questo mio ex capo, c'è tutto il materiale di Schneider, tutto. E io sono rimasto, ripeto, a bocca aperta, quando l'ho potuto vedere per un po'. Fra le poche fotografie che sono emerse, c'è la scena che è stata vista all'interno dell'appartamento di Philip Schneider quando sono arrivati i soccorsi, fra virgolette, ovvero sia la polizia è entrata 3 giorni dopo, perché la moglie, che era, loro erano semi separati, non vivevano più insieme, e entrano, l'appartamento devastato, sangue dappertutto, referto di morte, dopo l'inchiesta. Il certificato dice: suicidio. Schneider si era ucciso strangolandosi con un catetere. Ora, questa cosa è assolutamente impensabile, impossibile. Sono state fatte controinchieste. Schneider è una delle vittime del cover-up sugli UFO. E su tutta questa situazione è molto pesante, molto negativa, molto brutta, perché dobbiamo ragionare sul fatto che esiste il bene e il meno bene, anzi il male, nel mare magnum delle informazioni che noi vi stiamo dando. Thomas Castello, attraverso la HICO forse riusciremo a ottenere parte dei suoi documenti. Parliamo di Dulce. Castello era uno degli uomini che lavorava all'interno di Dulce. Questi sono documenti che io ancora non possiedo e la Incom non mi ha dato la possibilità di oggi farvi vedere quello che io già ho visto. Ok, però un paio di immagini ci sono. Bene. Codici e identificazioni all'interno, le badge e i codici di identificazione all'interno della base di Dulce. Come è costituito in questo caso il sesto livello sotterraneo della base di Dulce, fatelo veloce. Questa è una delle immagini degli esperimenti di tipo genetico che vengono portati, un'immagine degli anni 60 o 70, vengono portati all'interno di questa base. È tutta disinformazione. La verità, dice Michael Wolff, non è là fuori. La verità è qui con noi. Questo è il mio libro e vi ringrazio. Grazie tante per queste ottime, bellissime informazioni. Abbiamo detto per telefono, mi raccomando, parliamo di aree 51 e tutto. È stato fedele e gentilissimo a parlare. Bene, ok. Ok, adesso...